Eccomi arrivato al parcheggio sullo spot, però prima di iniziare voglio farvi vedere una cosina. Oggi voglio attivare il contapassi, perché voglio farvi vedere cosa significa fare una pescata a spinning di ricerca in scogliera come faccio io, per farvi capire quanti chilometri si possono macinare in una sola giornata. Quindi diamo il via, ci siamo. Da ora in poi terrò il telefono sempre addosso. E a fine giornata vediamo quanti chilometri ho fatto. Prima di scendere a mare però c'è una cosa che devo fare. Vieni ragazzo. O ragazza, vieni, vieni. Vieni Twitch. Dai, buon appetito. Tranquillo, tranquillo. Vai. E anche questo è sistemato. Nicino, stai tranquillo. Dunque farò un mini campo base qua, che quando faccio queste giornate mi porto sempre qualcosa dietro per cucinare. Lascio tutto qui. Ok. Condimenti, lascio tutto qua in vista, tanto qui non passa mai un cane, anzi in realtà passano i cani e non le persone. E bene, direi che ci siamo per la partenza. Il mare è decisamente piatto, quindi in questa zona non proverò neanche a lanciare, ma mi sposto subito in una parte di scogliera più esposta a cercare un po' di onda, un po' di corrente, un po' di movimento, e vediamo che succede. Inizierò pescando molto leggero, che l'acqua vedo è abbastanza cristallina, quindi inutile andarci pesanti. Allora, questa schiumatina qua però la voglio sondare un po', a vedere se c'è qualcosa sotto. Parto con un giugolo wide da 15 grammi. E vediamo se c'è segni di vita. Eccola all'occhiatozza. Si sono fatte desiderare oggi, eh? È anche discreta. Eccola qua, ha mangiato bene, finalmente un pesce che ha mangiato bene. Direi che posso metterla in una di queste pozze. Oggi devo provare a fregarle per reazione. Andiamo qua. Male questo, cos'è? Oh, c'è la spigola! Abbiamo la signora spigola!
Bellina, bellina. Dai. Eccola qua, sorpresa, una spigolotta uscita dalla schiuma. Sul Finderger, guardate che mangiata proprio da risucchio. Preso al centro e aspirato. L'ho presa cercando molto lentamente in uno dei punti più schiumosi della scogliera. Infatti era lì a cacciare e questa diventerà il mio pranzo di oggi. Eccola qua con l'attrezzatura, sempre la Essence da 25 grammi che utilizzo in queste giornate di mareggiata. Finder Jerk 110 che a quanto pare con questa colorazione piace molto alle spigole. È un bel maschietto, perché lo vedo bello snello e argentato. Maschietto di spigola, sarà mezzo chilo saietti. Quella è una mangianza di tonni in 15 metri d'acqua, assurdo. Ragazzina ingorda, i pesci si stanno un po' svegliando finalmente. Saragone sul finderone, non ti slamare, fai il bravo. Bravo ragazzo, bravo ragazzo, non ti sei slamato. Preso anche fuori dalla schiumata, quindi insomma era proprio incazzato questo pesce. Guardate che bei colori, che belle bande nere accentuate, proprio in livrea da guerra. Infatti ha dato una bella botta, pensavo fosse un'altra spigola, invece no. Eccomi, è arrivato all'ora di pranzo e sto morendo di fame. Dovete sapere che quando faccio queste giornate lunghe in scogliera non mi porto mai cibo. Sì, esattamente così, perché mi piace cucinare quello che pesco, e a rischio di non prendere nulla ovviamente. Però è anche un modo per me per svagare un po' e fare una pausa pranzo di un'oretta e due. Quindi adesso raccolgo il menù. Vedo che ne esce fuori, decido chi sarà il pranzo e accendo un focherello. Allora, sono appena stato attaccato, letteralmente attaccato anche con parecchia aggressività, da una murena. L'unico motivo per cui non sto andando in ospedale è perché avevo il coltello in mano e lei con il morso ha preso il coltello. Ora, se è ancora qua, provo a richiamarla. Vediamo se torna. Eccola qua. Eccola. Eccola. No, è mio. È mio. Non si fa. No, no. Oh, sta tirando qua. Sta tirando. Che spettacolo. Si è arresa. Si è sentita offesa, mi sa. Dai, te ne lascio un pezzettino. Non si vede più, ma so che è qui sotto, sicché basta che glielo metta, glielo lasci cadere nella buca e lo prenderà.
Ora sono passato alla fase 2, scaldo qualche piadina e poi unisco il tutto. Gente, questa piadina alla spigola è qualcosa di superiore, speciale, mamma mia. Allora, praticamente dopo il pranzo non ho più preso una mazza, vabbè, ma questi sono dettagli. Però quel che conta adesso, per cui sono curiosissimo, è vedere quanti passi e quanti chilometri ho percorso oggi. Ta-da! Dove vai? 9.025 passi e ben 6 km 32. Tanta roba per tre pesciotti. Ciao e al prossimo video.